Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovo video di apertura blind bags e stavolta abbiamo ben 12 bustine, 12 blind bag dei Puffy. Sono nuove, sono della Sbabam e le trovate in edicola a 3,50 euro a bustina. Ne ho tantissime da aprire, quindi direi di iniziare subito. Vi faccio vedere velocemente il magazine e poi andiamo ad aprire tutte le 12 bustine. Eccoci qui, spero di avere tutta l'intera collezione da farvi vedere. Intanto vediamo il magazine che è questo. Allora c'è questo in verde e questo in rosso. E c'è appunto una storia più alcuni giochi. Vediamo velocemente di che si tratta. Qua ci sono altre pubblicità. Questi li ho recensiti sul canale se volete andare a vedere. Qua ci sono i vari personaggi. Puffetta mi piaceva tantissimo, anche Grande Puffo mi piace. Qua c'è Gargamella, ecco, qua c'è tutta la storia. E poi qua c'è una, credo un gioco, sì. Ok, poi questo in rosso invece. Vediamo un po' se è uguale, allora, sarà diverso perché ovviamente sarà un'altra storia probabilmente, sì. Quindi la storia è diversa e c'è un altro gioco qua. In più ho anche il poster che come al solito non riesco ad aprire perché è troppo grande, però ci sono appunto tutti i puffi. Iniziamo subito. Allora, la blind bag è questa qua. C'è qui Puffetta, allora c'è un mini book, un puffo e una basetta. Sembrano abbastanza grandi perché da quello che sento, insomma, vediamo un po' se valgono i 3,50. Allora ci sono carino Baby Puffo, Grande Puffo, Quattro Occhi Puffetta, poi c'è il musicista, il forzuto, il brontolone, il pigrone, vabbè, il dormigliere, poi il selvaggio, questo è un puffo normale, puffo vanitoso, puffo bullone. Allora vediamo un po' quali troviamo qua. Mamma mia, sono enormi! Sono giganteschi! Guardate! È enorme! Non ci sono mai state figure così grandi in edicola. Cioè, ve le consiglio assolutamente. Guardate quanto è fatto bene! Allora, questo è dormiglione. Allora, dovrebbe essere così. Ok. Sì, eccolo qua. È fatto benissimo. Guardate quanto è bello! È enorme! Io pensavo fossero piccolini, insomma, come al solito, invece è enorme, guarda quanto è bello. Ok, andiamo al secondo. Eccoci qua. Vediamo chi c'è qui dentro. Forzuto. Carino. Eccolo qua. Che carino. E anche il cuoricino qui che mi piace tantissimo. Eccolo qua. Molto semplice, ma molto carino. Sono veramente giganteschi. Sembrano tipo sorprese di uova di Pasqua, non so. Bello bello. Andiamo avanti. Vedo del verde, sarà. Sì, il selvaggio. Ah, e sotto la basetta c'è, vedete, è ovviamente originale. Eccolo qua. Che carino, anche la foglia è fatta benissimo. Bello bello. Vediamo questa. Tan tan tan! Vanitoso! Che carino con lo specchio e con il fiorellino qua. È carinissimo! Qua manca la coda? Oppure sta nella busta? Aspettate, eh? No, mi sa che qua si sono scordati di mettere la codina. Vabbè, pazienza. Comunque era sicuramente una pallina blu. Niente di che. Comunque, vabbè, carinissimo. È veramente enorme. Bello bello. Ecco qua, vedo del rosso, sarà il grande puffo? Grande puffo! Che carino! Eccolo qua, con le mani incrociate dietro la schiena. È carinissimo il grande puffo, mi piace tanto. Bello, bello. Che ne dite, vi piacciono? Mi piacciono un sacco, sono veramente fatti benissimo. Eccoci qua con un altro. Vediamo. Il baby puffo, che carino! E sta giocando con i cubi. Che carino, mi piace tantissimo lui. Proprio puccio. Se non sbaglio, dovrebbe uscire il nuovo film a breve, quindi è per questo che hanno fatto una nuova edizione dei puffi. E questi sono davvero delle figure fantastiche. Eccolo qua sulla base.
Vediamo. Ta-da! Allora, lui era burlone, mi sembra. Sì. Ci sarà sicuramente uno scherzo dentro a questo pacco. Fatto benissimo anche il pacco. Davvero ottima qualità. Belli belli. Complimenti alla Spabam, sono davvero belli questi. Mi piacciono. Vedo delle scarpe col tacco. Sarà Puffetta? Sì! Che carina Puffetta! Era la mia preferita da piccola, ovviamente. Carinissima, con il fiorellino rosa. Avevo anche il peluche di lei e l'avevo trovato nelle uova Kinder. Me l'aveva trovato mio nonno. Mi piaceva un sacco. Carinissima, mi piace. Sì, lei è la mia preferita. Che carina. Ci sono rimaste 4 bustine. Riusciremo a finire la collezione? Chi ci manca? Il musicista. Quattr'occhi. Brontolone. Puffo normale e basta, sì, speriamo di riuscire a finire la collezione così vi faccio vedere tutti i, tutti i personaggi. Vediamo un po'. Puffo normale. Puffo normale, sì sì, eccolo qua, che saluta, carinissimo. Eccolo qua. Bello. Abbiamo le ultime 3. Vediamo... Quattr'occhi! Che carino! Allora, ha gli occhiali, come vedete, così flessibili, però senza lenti, ovviamente. E ha un libro. E sta, tipo, dicendo qualcosa. Che carino! Mi piace. Qual è il vostro puffo preferito? La mia, ve l'ho detto, è Puffetta, ma anche Baby Puffo mi piace tantissimo. Quali sono i vostri preferiti? Ultime 2 bustine. Qui abbiamo il puffo brontolone. Sì, che carino. Mi piace tanto anche lui. Con questa faccia imbronciata. Che carino. Ultima bustina. Ci manca soltanto il musicista. Speriamo di trovare il musicista. Vediamo. Tan 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 tan. Vedo giallo. Sì. Abbiamo finito la collezione. Allora, eccolo qua il musicista, con le guanciotte, carino, bello, mi piace. Abbiamo finito la collezione! Ed eccoli qui tutti, vi faccio vedere un attimo una panoramica finale. Abbiamo tutti questi personaggini qua, molto 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 carini, veramente fatti benissimo. I miei 3 preferiti sono questi che vedete qui davanti. Quali sono i vostri preferiti? E fatemi sapere se li acquisterete anche voi, ve li consiglio assolutamente perché sono di una qualità fantastica, sono di una dimensione veramente notevole, guardate quanto sono grandi, sono molto pesanti, quindi dentro sono pieni, non è che sono leggeri, insomma, quindi io ve li consiglio assolutamente, per 3,50 assolutamente li valgono. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al mio canale se vi va, lasciatemi un cuoricino qui sotto che mi fa sempre tanto piacere. Un cuoricino e niente, e partecipate al giveaway se vi va, che è ancora aperto. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!